questa PAC post 2020 arriverà nei tempi prestabiliti o slitterà alla prossima legislatura del Parlamento europeo, tenendo conto che a maggio ci saranno le elezioni? Beh, quello che abbiamo deciso in questi giorni è proprio quello di dare più tempo per analizzare questa proposta che il commissario Hogan ci ha messo sul tavolo, una proposta che ci lascia perplessi sull'architettura istituzionale. Non ci piace questa sorta di rinazionalizzazione che ha previsto, dando facoltà agli Stati membri di definire obiettivi, strumenti, controlli. E non ci piacciono alcuni dei contenuti proposti sia sui piani strategici, sia sulla OCM, sia sul regolamento orizzontale. Pertanto abbiamo deciso che, come era tra l'altro largamente già anticipato, che le decisioni concrete sulla riforma verranno prese alla prossima legislatura. Abbiamo bisogno di più tempo. D'altra parte, comunque, non si poteva concludere in tempi così brevi, perché l'ultima riforma, quella di Da Cianciolo, si sono voluti 2 anni e mezzo. Pensare di fare una riforma della PAC a 3 anni dall'entrata in vigore dell'altra riforma in poco meno di un anno era un'ambizione un po' troppo alta. Ecco, quindi noi abbiamo bisogno di lavorarci e soprattutto di non creare ulteriori ansie e preoccupazioni ai nostri agricoltori. Quindi certezze che la PAC va avanti, andrà avanti con un regolamento di proroga, almeno, io credo, almeno per 2 anni. Dopodiché vedremo le risorse finanziarie a disposizione e faremo una riforma che cerca di venire incontro agli interessi degli agricoltori senza stravolgere quell'impianto istituzionale che ha garantito 50 anni di PAC, nel bene e nel male, con tanti passi avanti e importanti progressi fatti dai nostri agricoltori. E per quanto riguarda l'aspettativa di poter intervenire su questi aspetti che non piacciono dell'attuale bozza di PAC, quali sono le prospettive subito dopo le elezioni a questo punto? Ma intanto la discussione andrà avanti e noi comunque pensiamo ad aprile di quest'anno, quindi, di fare un pacchetto di emendamenti di compromesso che possano riorientare questa nuova PAC nella prossima discussione della prossima legislatura. Dopodiché si riapriranno i termini degli emendamenti nella prossima legislatura. O addirittura dipenderà poi dal commissario, chi sarà il nuovo commissario, perché il nuovo commissario, teoricamente, non avendo noi impegnato con un voto d'aula nessuna decisione, il nuovo commissario potrà anche ripartire da zero se volesse. Ecco, poi io da zero credo che non si ripartirà, ma almeno prendere la parte positiva di questa riforma e cercare di correggere quelle impostazioni che creano preoccupazione alle regioni italiane, preoccupazione alla Corte dei Conti, preoccupazione al Parlamento europeo. Cioè non è una preoccupazione solo nostra, è largamente condivisa. Ci vuole il tempo per aggiustarla, per sistemarla e per evitare che questa rinazionalizzazione si trasformi in distorsione di concorrenza, rischi per le imprese e al limite anche alla fine di una così importante politica agricola. Noi a questo non ci stiamo, abbiamo detto di no. Quindi si andrà avanti con questa PAC almeno fino al 2021-2022 e con la prossima legislatura tutto da ridiscutere.